Siamo qui a Santa Maria, dove sono i tronchi fossili, con la croce. Questa è stata sistemata nella fine 2022, questa strada che porta sino alla chiesa della Maddalena. Ha subito un restauro molto forte in tempi recenti, per cui diciamo dell'antichità è rimasto ben poco, ma ha una doppia particolarità che la rende un unicum nel panorama delle chiese campestri sarde, come d'altronde appunto già possiamo intendere dalla piazza, da quello che c'è in questa piazza. Vi era annesso l'antico cimitero, adesso sopravvivono questi cipressi, un bello olivo, e guardate, è disseminata questa piazza di tronchi fossili che un tempo si trovavano dove, in fondo, dove adesso c'è il lago. Guardate, sono davvero tanti, questo supera i 2 metri abbondantemente. Ecco, ecco qua la foresta fossile con i tronchi, il lago, e questi sono gli alberi che appunto ancora adesso si possono ammirare. Sono circa una ventina disseminati lungo tutta questa piazza. E abbiamo... si è gonfiata la porta, non fa entrare. Ci vuole una massa, aiuto, spingiamo. Continuano ad arrivare i pellegrini, siamo una cinquantina oggi per il 13°. Di fronte a noi il lago Omodeo, stupendo, ecco, e qui siamo a momenti, appunto, si entra nella chiesa della Maddalena. Entriamo dalla porta succursale, in quanto abbiamo che il tempo, la pioggia ha gonfiato la porta, quindi non si può entrare. Ecco, un altare di 20 milioni di anni fa. 20 milioni, guardate. È l'unico altare in Sardegna che ha questo basamento così particolare, antico, 20 milioni di anni. Ve lo immaginavate? È stupefacente, appunto è stata usata il tronco fossile di 20 milioni di anni fa. Così anche il tabernacolo, guardate dietro, è lo stesso, un tronco fossile. Gabriele, siamo nella chiesa di Santa Maria Maddalena, abbiamo un altare veramente particolare. Quando è stato collocato e consacrato? Allora, è stata consacrata nel 1980, il 13 luglio, proprio il giorno che iniziava anche la novena di Santa Maria Maddalena. Da chi? Qual era il vescovo? Il vescovo Monsignor Pes, Giovanni Pes. E anche venne collocato nello stesso periodo, appunto, anche la base del tabernacolo, eccolo qua. Questa è la chiesa di Santa Maria Maddalena di Zurigo.